candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Ferdinando, un grande applauso. Abbiamo ottenuto la certificazione da Beppe Grillo e abbiamo detto ora ci siamo, possiamo fare qualcosa per la città, ci servono le forze, perché qui non servono tre persone per cercare di capire come governare una città, servono tanti cittadini che si rompano le scatole come facciamo noi, trovandoci, ad esempio, è una scelta che facciamo noi tutte le settimane, dove si cerca di programmare un qualche cosa diverso al di fuori del sistema fallimentare che è quello del sistema dei partiti. Questo gruppo che, diciamo, attualmente si attesta su una quindicina di persone, di cui assigue una decina, cerchiamo di fare di tutto. Ora è arrivato il momento, noi praticamente è dall'inizio del 2010 che abbiamo iniziato questo cammino, e sono arrivati i tre mesi fondamentali, insomma, per farci vedere nella città. Quindi nasciamo come gente della strada che vuole stare con la gente della strada, altrimenti potevamo benissimo prendere, decidere stare o nel PD o nel PDL o nella Lega e cercare la nostra visibilità in una città abbastanza grande come Legnano. Però quando sei dentro, questa è una passione nuova. Io con questa passione sono ritornato alla mia adolescenza, solamente perché c'è una moglie che ha un grande spirito di sopportazione, sono ancora nella stessa casa, altrimenti sarei già un'altra parte. Un applauso, amore. Se Berlusconi è stato il male di tutto il ventennio che abbiamo vissuto dopo Tangentopoli, direi che anche gli altri, insomma, hanno fatto di tutto per tirare avanti questa bella storia del se non stai a destra stai a sinistra, basta. Questo qua è un discorso che non ha più senso. Bisogna intanto prendere la politica come un impegno, almeno di saperle le cose, di andarsi a informare. L'informazione è un po' alla base di tutto. Noi non abbiamo né un obiettivo di diventare famosi, né un obiettivo di fare soldi, qua se ne perdono e basta. Cioè, è come un collezionista che sta costruendo il suo plastico o la sua collezione e viene tutta dentro in continuazione. Fare politica a Legnano è così. Cioè, sei un volontario allo stesso titolo di quello che va a curare i malati, a quello che va alla protezione civile, a quello che fa il volontario alla Croce Rossa. Io mi sento in questa condizione, è tutto volontariato, insomma, non sono certo i 30 euro che ti danno a seduta di consiglio comunale che fanno la differenza per dire vado o non vado a fare il consigliere. La nostra idea è quella che qualsiasi cosa che si organizzi per la città ci deve essere almeno questa partecipazione, altrimenti non ha nemmeno senso, altrimenti saremo un po' più sgamati, andiamo in un partito e cerchiamo una via giusta per il nostro futuro. Quando è stato costruito il nostro ospedale, è stato costruito nel 1903, inaugurato nel 1903, con i soldi di industriali, i soldi della gente raccolti centesimo per centesimo, e mattone su mattone è stato fatto un ospedale voluto da tutti. Questo ospedale è cresciuto, Legnano era una cittadina di forse eravamo 23-24 mila all'inizio del secolo, e dopo è cresciuto, nel 70 è stato inaugurato il nuovo monoblocco, che andava benissimo. Non è che dal 70 al 2010 è rimasto così come era 40 anni fa. Sono stati aggiunti reparti, sono state aggiunte strumentazioni, avevamo un ospedale che andava benissimo.
Eppure qualcuno ha voluto spendere, buttare nel cesso 155 milioni di euro per ingrassare le tasche dei soliti noti, per ingrassare le tasche delle cooperative rosse, della compagnia delle opere. Questa roba qua o diciamo basta, o altrimenti non ha nemmeno senso fare politica, perché adesso avere una struttura che non sappiamo che fine farà, per averne un'altra nuova, che diventa l'eccellenza, diventa ciò che potevamo usare per altre cose che non abbiamo, perché è vero, adesso abbiamo un ospedale nuovo, un ospedale vecchio, abbiamo 5 case di riposo, ma una maledetta palestra degna di una città di 60.000 abitanti, noi non ce l'abbiamo. Un luogo, mi viene in mente tipo un palazzo del volontariato, noi non ce l'abbiamo. Abbiamo più di 100 associazioni a Legnano che riescono a trovare dei localini qua e là che riescono a elemosinare dal comune. Dobbiamo fare in modo che tutti gli interessi della città, che vadano dalle arti, che vadano dall'assistenza, che vadano da come utilizzare il tempo libero, vengano concentrate in un luogo dove tutti siamo coinvolti. Non io mi occupo di questa cosa e non mi interessa dell'altro. Si scoprono delle attività, delle associazioni che mi lasciano sempre a bocca aperta e mi riprometto sempre di dire mi impegnerò anche per fare questa cosa qua. Allora, io mi presento, sono Riccardo, qualcuno già mi conosce perché per Legnano faccio già diverse cose. Volevo dire che noi siamo cittadini non professionisti della politica, nessuno di noi, tutti abbiamo il nostro lavoro e a tempo perso e alla sera, a lunedì sera soprattutto dedichiamo tempo per la nostra città. Per qualcuno potrebbe essere magari un punto a sfavore questo che noi non siamo professionisti della politica, io invece non la vedo così perché lo facciamo proprio senza interessi, proprio vogliamo soltanto fare del bene alla nostra città, quello che secondo noi non è stato fatto negli ultimi 20 anni. Io non abbiamo nessun legame con nessuno dei personaggi importanti della città, diciamo, quelli che tra virgolette comandano anche se non sono presenti direttamente in comune, diciamo. E speriamo di organizzare tante altre serate come quelle che abbiamo organizzato alla Galleria con Salvatore Borsellino, non so se qualcuno di voi era presente, è stata una bellissima serata. Noi vogliamo è un'altra cosa importante, che noi ovviamente ci piacerebbe avere il vostro voto, convincervi, ma il vostro voto non lo considereremo come una delega per 5 anni per fare poi quello che vogliamo senza ascoltare più nessuno. Noi vorremmo ascoltare costantemente tutti i cittadini nei vari quartieri, dare importanza ai comitati che già ci sono, ma sono poco ascoltati a quanto pare, da quanto abbiamo capito. E niente, quindi basta, io direi che ho finito qui e lascio la parola. Oggi per la nostra città è un giorno di festa, perché? Perché finalmente avremo candidata a una lista civica i cittadini che non hanno mai fatto politica e che rappresenteranno per la prima volta tutti i cittadini legnanesi, nel pieno rispetto del programma elettorale a 5 Stelle scritto per Legnano e che verrà nei prossimi giorni integrato con le idee e il contributo di chiunque abbia voglia di cambiare e progettare insieme a noi un futuro sostenibile per il nostro territorio. Viviamo in una democrazia inesistente, i cittadini non hanno alcun potere decisionale sulle questioni importanti, anzi vengono stravolti anche i risultati referendari, l'abbiamo visto, per citarvi qualche esempio, l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, che abbiamo votato nel 1993, dopo essere stata abolita questa legge Verboni è stata reintrodotta con il nome di rimborso elettorale. Perché cito questa? Perché il Movimento 5 Stelle ha rifiutato per statuto il rimborso elettorale. Abbiamo appena votato per non privatizzare l'acqua e nel governo tecnico di Monti si parla già di liberalizzare il servizio idrico. È giunto il momento in cui ognuno è chiamato a fare la sua parte. Non possiamo più permetterci di fare spettatori.
e chi non informa i cittadini e non denuncia le irregolarità è complice di questo sistema politico fallimentare. Abbiamo raggiunto una densità abitativa di 3.000 abitanti per chilometro quadrato, è insostenibile una cosa del genere. Cioè, anche il traffico ormai è saturo, cioè Legnano non si riesce più ad andare in giro in macchina, cioè, è una cosa impressionante. E poi oltretutto abbiamo 3.000 appartamenti spinti e invenduti, cioè cosa costruiamo ancora se abbiamo ancora 3.000 appartamenti da vendere? Cioè, non ha più senso. Per non parlare della grave vicenda del terzo binario, dove grazie al silenzio dell'opposizione e la precedente giunta ha firmato un progetto ad Italfer a dir poco vergognoso, che stravolge il territorio legnanese e che ha messo nei guai centinaia di famiglie. In alcuni casi si parla di espropri totali degli immobili. Tutto questo senza neanche prevedere il giusto risarcimento e la sicurezza dei rimborsi alle centinaia di famiglie coinvolte nella realizzazione di questo progetto inutile, perché noi non abbiamo bisogno di un terzo binario, ma abbiamo bisogno, e i pendolari lo sanno che tutti i giorni prendono il treno, di treni che funzionano. In ultimo, Legnano ormai da anni fa la raccolta dei rifiuti differenziati. Mi sembra palese che se si chiede ai cittadini di perdere del tempo per comunque dividere i rifiuti, quantomeno gli si debba riconoscere una riduzione delle tasse. Sfido chiunque dei presenti a prendere in mano una vecchia bolletta del 2005, anno in cui Legnano vince il premio come comune riciclone sopra i 50.000 abitanti, e confrontarla con una bolletta di oggi, giusto solo per rendersi conto di quanto è aumentata. Ecco che il più grande augurio che si possa fare in questo momento alla nostra Legnano è che diventi il primo comune a 5 stelle e che sia di esempio affinché si propaghi in tutta Italia la vera democrazia. Grazie e buona serata a tutti. Ecco, io volevo un applauso per questo gruppo.